Eccoci qua, carissimi amici, vi do così il buon pomeriggio qua dalla zona demolizione e dopo un bel po' di tempo ritorno in questo luogo così a fare così qualche piccolo filmato così di ricordo, ecco qua. Molti di voi si sono preoccupati, mi hanno scritto come mai non faccio vedere più i video della demolizione, eccetera, eccetera. La gente mi scrive, dai, metti un video nuovo della demolizione, insomma, tanta gente è preoccupata e dispiaciuta appunto perché era un po' di tempo appunto che non faccio vedere appunto i video di questo fantastico luogo che si chiama demolizione, ecco qua. Io, come dice il boss, sono in buona fede, ho sempre cercato di filmare così l'aspetto artistico dei veicoli, sicuramente, chiaramente la demolizione è comunque un luogo di gran fascino perché non tutti hanno la possibilità di entrare in demolizione, soprattutto anche i ragazzi giovani che sono un po' appassionati, insomma il mondo della demolizione è, insomma, artisticamente è qualcosa di fantastico, e ripeto appunto era da un bel po' di tempo appunto che non venivo qua e vi ripeto, un motivo c'è, ecco. Ci sono anche rimasto male perché appunto qualcuno ha pensato di fare il figo di Spagna, ha pensato di fare la bella figura e così chiamare il boss per dire guarda qua, e il Marvin ha ripreso così la scheggia di vetro, la traccia di olio, eccetera eccetera, insomma, ecco qua, insomma, il Marvin piace la demolizione proprio per l'aspetto artistico, insomma io sono un po' così un cultore delle forme così geometriche che oggi ci sono, domani vanno a sparire, e ripeto, io sono in buona fede, ho sempre cercato di filmare quello che la demolizione si offriva, ecco qua, in buona fede, senza pensare appunto che c'era qualcuno appunto che non si faceva gli affari suoi e appunto, insomma, dopo tante telefonate che, insomma, il boss qua ha ricevuto e me l'ha anche detto gentilmente, insomma, che di cambiare un po' così il mio modo di operare, ecco, ma non, lui mi ha detto guarda, tu sei in buona fede, però sei la gente, sai com'è, pensano sempre male, ecco, vedono così. Per fortuna oggi ha piovuto, per cui se vediamo qualcosa è acqua piovana, ecco, non è traccia di olio, ecco qua. Per cui ripeto, c'è la gente che non si fa gli affari suoi e mi dispiace, ma lo dovevo dire proprio perché appunto tanti ragazzi giovani mi hanno scritto che non faccio vedere più i video della demolizione e così volevo darvi una spiegazione appunto così. Il boss mi ha anche detto che posso ancora fare i filmati e le fotografie, certo bisogna cambiare un po' il metodo, ecco, mi ha detto cerca di riprendere più i veicoli perché appunto qua la gente, sai, pensa sempre male, ecco, e appunto non vuole appunto ricevere così visite un po' così spiacevoli, per cui ragazzi cerco di cambiare il mio modo di operare, ecco, vi faccio vedere i veicoli, i rottami, che quelli appunto sono destinati ad andare in demolizione. Ecco, prima abbiamo visto così, scusatemi tutte queste chiacchiere, avevamo visto un Alfa 33 spolpata ormai, ecco, insomma, ripeto, mi dispiace molto essere mancato, insomma, so che la gente aspetta così video dal braccio della morte, però insomma, visto appunto che qua qualcuno ha pensato di fare bella figura, magari di volere anche qualche, non lo so, qualche sconticino o qualcosa, insomma, ecco qua, insomma, hanno segnalato che il Marvin riprende la traccia di olio, questo non va, eccetera eccetera, ecco, insomma, a me non voglio appunto danneggiare appunto questo luogo che mi ha sempre ospitato, veramente, posso essere solo riconoscente, io, ecco, insomma, io sono qua per mettere da parte così tracce di storie, ecco, di ricordi, e appunto c'è qualcuno, non sono i giovani, sicuramente è qualche vecchietto che non sa cosa fare, che vuole fare bella figura, vuole segnalare qualcosa di sospetto, cosa che appunto la demolizione è un luogo di lavoro, non si lavora, non è un tappeto di moquette, è chiaro che la scheggia di vetro, come si dice, il frammento di ferro lo trovi, ecco, in demolizione, è così, non per niente si chiama demolizione veicoli.
e niente, insomma, volevo appunto scusarmi con tutti gli amici che hanno visto così questa assenza dalla demolizione, e ripeto, mi dispiace, ecco. Vi ho fatto vedere così adesso, così una sfumatura, non lo so, il braccio della morte, anche perché ho visto che il braccio della morte, l'ho appena visionato, è molto 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 ordinato, insomma, ecco, per cui ragazzi, è così, sono cambiati un po' i tempi. Vi ripeto, mi dispiace perché ci sono rimasto male anch'io, insomma, io ero qua appunto che facevo il filmato per regalare così un momento di intrattenimento agli amici appassionati di rottami, insomma, ecco qua. Abbiamo trovato così il vecchietto che fa la telefonata per segnalare così che il Marvin fa delle riprese così, un po' così, eh? Ripeto, bisognerebbe segnalare chi inquina veramente l'ambiente. Basta andare sull'autostrada a vedere quanta spazzatura troviamo. Fate lì le telefonate. Oppure segnaliamo tutte quelle fabbriche abbandonate che ci possono entrare i ragazzini con l'amianto a vista. Fate lì le telefonate, eh? Non fate queste telefonate così, che qua è un ambiente sano, eh? E niente ragazzi, con questo vi saluto, scusatemi del mio sfogo, io vi ho spiegato il perché non mi sono più fatto vedere, e ripeto, farò vedere filmati così, insomma, meno dettagliati, nel braccio della morte, e vi farò vedere così i veicoli che ci sono, ecco, come questo Sulky. Un veicolo, insomma, che a me non mi è mai piaciuto. Ecco qua, vi faccio vedere tracce di bagnato, non sono macchie d'olio, ecco qua, insomma, se qualcuno dovesse ancora telefonare. Eccoci qua. Ripeto, ho fatto questo video così per spiegare un po' a tutti ai piccoli amici, soprattutto ai giovani amici che mi scrivono, veramente mi dispiace tanto di non potervi più dare queste gioie, ecco. Il braccio della morte è comunque affascinante, cercherò, insomma, metterò da parte i filmati per mai, ecco, insomma, mi terrò io personalmente, però insomma, mi dispiace, insomma, però ripeto, non voglio dare nessuna seccatura qua, eh. Ripeto, la demolizione è un luogo così, non è appunto un salotto, non è da metterci giù la moquette per metterci un mobile rustico, è così, la demolizione dei veicoli, perché se vogliamo creare economia, appunto, bisogna appunto così, ci deve essere anche la demolizione. Ragazzi, ciao a tutti e scusatemi tutte queste chiacchiere, però insomma volevo appunto spiegare ai piccoli amici e ai giovani amici perché sono stato assente dalla demolizione. Spero che Giuliano Fiorentini mi capisca, Antonello da Salerno mi capisca, e lo stesso Maurizio della Sicilia, lo stesso Gabriele, operaio dell'Ilva, lo stesso tassista di Torino appassionato della demolizione, che per lui diceva che questo luogo era un tempio, eccetera eccetera. Ragazzi, vi saluto, alla prossima, scusatemi delle chiacchiere, ciao a tutti.